bravo Massimo, bravo. Davvero. Allora, Carnevale. Carnevale. Eccoci qua, parliamo dei dolci di Carnevale, ne parliamo con il nostro Giuseppe Daddio, lo chef. Buongiorno, grazie per l'invito meraviglioso. E con Anna. Parleremo di queste meravigliose fotografie, queste illustrazioni che sono un'esclusiva di Uno Mattina, giusto Francesco? Sì. Allora, da dove partiamo? Partiamo dal tavolone? Dalle frappe. Dai. Dietro ogni maschera c'è una ricetta. Io partirei subito dalla ricetta delle chiacchiere, come si dicono a Roma, frappe, ma in Liguria ancora bugie, hanno svariati nomi. Allora, la ricetta contiene farina, vino bianco, grappa. Vino non lo sapevo, è un ingrediente segreto? Oppure insieme alla grappa funge anche da agente lievitante. Le uova, lo zucchero, il burro. Perché comunque le frappe fatte in casa sono un'altra cosa, no? Certo, sicuramente è un prodotto che in casa in questi giorni si divertono anche i bambini. E il sale. Ecco, mescoliamo la ricetta. Come vedi usa ingredienti molto semplici. Allora, unità in Italia si fanno per Carnevale quelle. Perché? Perché nelle varie forme, farciture e grandezze rappresentano il dolce perfetto della festa che si fa all'aperto. Mentre altre grandi celebrazioni annuali sono fatte al chiuso, il Carnevale è la festa del popolo, la festa all'aperto. Ora parte ora nel periodo del Covid, ma altrimenti si festeggia all'aperto. E quindi qual è il cibo che si mangia? Un cibo facile, guarda lui che sta facendo, che si possa in questo caso friggere all'aperto e quindi anche da poter vendere direttamente fra la gente, perché è anche economico e non molto costoso. Aggiungo, lì c'è una tradizione che arriva dai tempi dei Saturnali degli antichi romani. Era il periodo della rinascita dell'anno, l'anno agricolo che stava ripartendo, e quindi che si faceva? Già si friggeva, non ci si metteva lo zucchero sopra, ma il miele. Questa è la grande differenza nel tempo, però le forme, l'ogiva, lo chef sta tirando una pasta e sta poi ottenendo il nastro, e lo chiami in una certa parte d'Italia, un tipo di prodotto che ha quel simbolismo, ma lo puoi anche intrecciare, lo puoi fare rotondo o lo puoi farcire. E ci metti dentro la crema o altro. Senti, quindi, Alex, ma mi devi spiegare il perché dei diversi nomi, perché chiacchiere. Ma non è regionalità, non è genius loci, dimmi da dove viene. Il concetto è che ognuno, in base al proprio territorio, dà un nome a quel certo prodotto, perché c'è l'esigenza di riconoscibilità. È chiaro che se abiti in un'area, lo chiami frappe, in quell'area c'è la derivazione di quel nome che è abbastanza frequente, che è di tradizione, ma lo stesso uso di un nome che al nord Italia funziona, al sud Italia non lo riconoscono, te lo chiamo in Toscana, te lo chiamo cenci, stracci. Diciamo una cosa, a proposito di tradizioni regionali, vedete che ci sono queste bellissime illustrazioni alle spalle di Alex, che sono state fatte dal disegnatore Rob Meni proprio per Uno Mattina, e sono le maschere di Carnevale delle varie regioni. Italia. E anche lì, se vedi, sono fatte apposta per noi, cioè guarda che anche lì ritorna l'antropologia, cioè tu da lì puoi capire da dove può arrivare, cioè è chiaro che a Lecchino è per forza che arriva in una certa area, è inevitabile i suoi colori, la sua cromia, e così il cibo che nelle forme si identifica perfettamente. Eccoci qua, allora l'impasto è pronto, abbiamo tirato già delle sfoglie, e queste sfoglie vengono bucherellate con una forchetta, con un apposito rullo a poca sfoglia che si utilizza in pasticceria, poi vengono tagliate anche nelle forme irregolari che prendono il nome anche di maltagliati, fanno delle strisce. E così in Toscana si chiamano? In senso verticale, poi orizzontale. La forma, no? Sì, una forma di stracci, una forma anche imperfetta. Di solito le mamme praticano l'impasto, tirano la sfoglia e i bambini si divertono poi a tagliare queste. E cambia la grandezza anche. Certo. Questo è divertente. Chi li fa più grandi, chi li fa più piccoli. Sì, ma abbiamo diverse tipologie. Questa, ad esempio, è una chiacchiera che ha una dimensione piuttosto quadrata, questa invece è una chiacchiera rettangolare. È importante fare questa incisione qualora volessimo una chiacchiera un po' ondulata, un po' anche accartocciata, e quindi questo è bella. Beh, non ci resta che immergerle in olio di semi. Però si possono anche fare al forno. Sì, una versione light, però devo dire che Carnevale significa friggere. Si frigge. È il periodo del freddo. Bravissimo. È il periodo del freddo, la stagione che invita a friggere.
cuocere non solo le chiacchiere ma anche le castagnole. C'è anche la frittura d'aria però, che forse è più salutare. Ma non è la stessa. E non ci resta di abbassare le chiacchiere con dello zucchero. E continuiamo a parlarne tra poco e che è profondo. Eccoci rientrati in studio. Allora, chef Danio, abbiamo fatto le frappe, ma non abbiamo esaurito i dolci di carnevale. Adesso passiamo alle castagnole. Quindi in una ciotola mettiamo la farina e la fecola di patate, le uova, lo zucchero, il burro. Anche queste rigorosamente fritte, l'abbiamo spiegato prima. Il baghi, Alex si fritte. E il sale. Il baghi. Una raschiatura di arancia e limone non può mancare. Dicevo si frigge perché il calendario sì, addirittura la frittura c'era a seconda di grasso di magro nel passato, perché noi ora il calendario liturgico lo seguiamo meno, però nel caso in cui anche in carnevale dovevi friggere con se friggevi con l'olio era nel periodo di magro, nei giorni di magro, però se arrivavi al venerdì comunque le potevi mangiare, ma le dovevi friggere, non le potevi friggere con il maiale, ecco, quindi con il maiale, con lo strutto è di grasso, scusate, e invece con l'olio è di magro. Ma una cosa, Giuseppe Daddio, ci sono delle insidie in questa ricetta, per quanto facile, voglio dire, facile una ricetta che ti possono replicare a casa degli errori senza nessun segreto e ognuno poi la personalizza come vuole. Noi che siamo in Campania c'è gente che ci mette all'interno la strega, no, di Benevento, che è un aroma tipico della pasticceria campana. Ecco, si preparano le castagnole, si calano in olio a 180 gradi e poi si arrotolano nello zucchero. C'è chi le avvolge addirittura in uno zucchero colorato, perché ricordiamoci che il carnevale è anche la festa dei bambini. Nel frattempo la nostra Cristina inquadrava le zeppole, le pagottini, i piedi di mele e cannella. Beh, ma io vorrei ancora presentare questo bellissimo tavolo di tema carnevale, no? Qui abbiamo un migliaccio in crosta di pasta frolla, quindi ricotta di bufala campana DOP, semola, colato all'interno di una frolla, viene cotto in forno a 160 gradi per un'ora. Questo è il migliaccio. Poi abbiamo il migliaccio rustico, da una forma un po' più rurale, ma è buono lo stesso. Secondo voi ancora qualche altra chicca che ho portato qui per voi al Reuno Mattina? Le zeppole con arancia e ricotta, quindi una zeppola morbidissima, sempre inzuccherata, e viene servita una tortura. Ma prima abbiamo parlato di chiacchiere, tipicamente venivano intinte nel sanguinaccio, questo sangue di maiale che oggi, ahimè, per motivi sanitari non è più possibile farlo, e io accompagnerei questa chiacchiera con una gelatina al vino rosso, cannella e lamponi. Direi che è anche una chiacchiera salutare e molto friabile. Ha ribadito salutare, secondo me in questo periodo, in questo momento il concetto del salutare passa in secondo piano, perché qui arriva più l'elemento della festa, della condivisione, carnevale, la maschera, io mi travesto, non sono chi sono, ma sono qualcos'altro, tutti hanno la passione, no? Bene o male. Sì, sto preparando i tortelli, questa è una ricetta tipica della Lombardia, no, che vengono calati in olio, fritti, poi arrotolati nello zucchero e farciti di crema pastosa. Meglio l'olio extravergine di oliva o l'olio d'arachidi? Questa è una buona domanda. Sicuramente l'olio extravergine di oliva rappresenta la centralità della dieta mediterranea, viva l'olio evo. Anche se il punto di fumo dell'olio d'arachidi potrebbe essere più funzionale, ma a parte questo io dico, godiamo a una cosa, se state attenti al punto di fumo, che non vada oltre una temperatura, non c'è quell'odore disgraziato che si sente certe volte, beh, è capitato negli edifici, delle scale, tu sali le scale, nel periodo che senti l'odore disgraziato, lì non è che oddio ma buono, lì è la cuoca che si è allargata con il problema, che è andata oltre le temperature del punto di fumo e quindi non ha fatto un bel lavoro, quello non è benessere, quindi l'elemento della nutrizione, importante non superare i punti di fumo. La seconda guerra mondiale, prima del boom economico, ti eri in un ruolo, dovevi stare lì tutto l'anno e invece per carnevale si poteva improvviso diventare quello che desideravi. Anche perché dopo arriva la quaresima, sì, però, dopo tutti senza, senza paura delle calorie fino alla quaresima. Dopo tutti questi dolci fritti avrei portato anche un raviolo cotto al forno con mela annurca di Valle di Maddaloni e cannella. Questa è una versione più leggera per passare in famiglia un carnevale con le calorie contenute. Benissimo, come siamo? Va bene, abbiamo finito? Sì, beh, abbiamo va bene, finito. Allora così ci avviciniamo con questo meraviglioso finale al giovedì grasso. Ci avviciniamo domani, ma non tocchiamo. Ma non tocchiamo. Ai noi? No, qui in studio. Ma veramente sì.